eccomi di nuovo in casa, fini degli esercizi spirituali, sono qui di nuovo a comunicare con voi e vi ringrazio. Ringrazio tutti quelli che hanno la pazienza e la bontà di ascoltarmi. Siamo lodati, oggi e sempre, i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. E il 30 luglio vi presento due santi, un antico e un altro quasi contemporaneo, San Pier Crisologo, grande vescovo di Ravenna del 433-37, abile, affascinante predicatore, crisologo significa bocca d'oro, ha lasciato 180 omelie, non solo, ma è stato fermo nel affermare che in Gesù Cristo sono due nature congiunte in una sola persona, Gesù Cristo. San Leopoldo Matic, piccolo cappuccino, 1,35 m, della Dalmazia, nato in 1866 e morto nel 1942 a Padova. La sua vocazione era quella, vivendo in un ambiente in cui la metà erano ortodossi, avrebbe voluto l'unione tra ortodossi e cattolici. Però fu inviato in Italia, a Padova, dove confessò fino alla morte. Il Vangelo di Matteo, capitolo 13, versetti 44-46, ho scelto la forma breve. Cerchiamo. Sono le parabole del regno di Dio, o il regno dei cieli. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo, ma Padre Vangelo, cancelli i nostri peccati. Il regno dei cieli sulla terra è Gesù. E anche se è salito al cielo, rimane sempre con noi. Quando si dice regnare, Gesù regnò dalla croce. E regna sempre dalla croce.
l'amore, ha manifestato l'amore infinito di Dio per ciascuno di noi. Per conquistare o avere l'amicizia di Dio, Gesù ci dice a che cosa paragonare il regno, dice, a un tesoro che nessuno sa e uno deve vendere tutto e sicuramente avrà quel tesoro che è nascosto a tutti, ma lui solo lo sa. Così un mercante di pelle preziose va cercando, se ne trova uno vende tutto, e allora Signore vuol dire questo. Tu vuoi la mia amicizia? Devi mettere al di sopra di tutti i tuoi pensieri il mio amore, che è sincero, che non tradisce mai, che veramente ama fino al sacrificio di se stesso. Amen. Dinanzi all'esempio di questi due santi, uno antico e l'altro moderno, rimaniamo estasiati, compiaciuti, edificati, ma pensiamo di non sapere e di non poter imitarli. Ma il pensiero di Gesù non è questo. Ogni santo ha la sua caratteristica e ognuno di noi, dato che la santità viene da Dio e da noi la risposta a questa grazia, ognuno di noi c'è la sua caratteristica. Bisogna imitare i santi nell'entusiasmo, nell'ardore, ma non in quello che hanno fatto. Ognuno fa quel che può e quello che vuole Dio. Per questo chiediamo la benedizione. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca e vi protegga. Il Signore faccia risplendere su voi questa volta e vi dia la sua misericordia. Il Signore volga il suo sguardo verso di voi, vi dia la sua pace. E la benedizione di Onnipotente Padre, Spirito Santo, discenda su di noi, su di voi, e rimanga sempre, ho detto su di noi, sì, su di me, su tutti, perché tutti siamo bisognosi della benedizione di Dio, sia che è sano, sia che è malato, perché ognuno ha i suoi problemi, e ci facciamo aiutare allora per alleviare tante sofferenze, dalla Madonna, da San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, San Pier Crisologo e San Leopoldo Mendici e tutti i santi e gli angeli, con San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Pace e santità.